L'amministrazione di Scicli in materia rifiuti vuole fare sul serio e così, dopo aver indicato i tempi per avviare una raccolta differenziata efficace in città, il sindaco Enzo Giannone annuncia una task force per combattere gli incivili che contribuiscono a creare discariche abusive. Si prevedono tempi duri, dunque, per chi sporca e deturpa l'ambiente, lasciando ingombranti nelle periferie e nelle campagne. L'amministrazione di Scicli comunica che sono già state levate le prime, salatissime multe all'indirizzo di persone che è ignare del fatto di essere riprese da telecamere nascoste. Posizionate dalla Polizia Municipale hanno commesso reato. La Giunta Giannone ha impresso un colpo di acceleratore contro i reati di natura ambientale ed ha chiesto alla Polizia Locale di posizionare una serie di telecamere nascoste in alcuni siti del centro storico di Scigli e delle Campagne, dove abitualmente i soliti ignoti abbandonano i rifiuti creando discariche abusive. Dopo un'attività di monitoraggio durata qualche settimana, mentre le telecamere nascoste videosorvegliavano auto, numeri di targa e persone che compivano agli illeciti, la Polizia Municipale ha ora convocato, presso il comando di Corso Mazzini, i responsabili per notificare loro le multe. Le sanzioni vanno da un minimo di 600 euro per chi abbandona i rifiuti a 1200 euro per chi lascia ingombranti.